Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Giovedì 14 maggio, come al solito 11.45, 11.46 per la precisione, è una manciata di secondi di ritardo rispetto al solito, ma insomma siamo qui puntuali per arrivare poi intanto fino alle 12.30 con l'appuntamento di Marghera, consueto, cioè nella sede della Protezione Civile Regionale, il governatore Zaia, alle 12.30 come sempre in compagnia nostra e vostra per fare un po' il punto della situazione. Ieri la bozza del decreto che dovrebbe insomma dare respiro a tutti in Italia, vedremo se sarà così e soprattutto i primi commenti immagino che arriveranno anche dal governatore, quindi 12.30. Poi naturalmente staremo insieme ancora anche durante il pomeriggio per arrivare a tutti i nostri notiziari. E adesso ci spostiamo e andiamo anche fuori dallo studio di Rete Veneta e di Focus TG, andremo un po' a sentire gli umori in un paio di posti nel territorio. Vi do due notizie arrivate poco fa dalle agenzie che insomma sono abbastanza interessanti, poi andiamo subito a Schio, vi anticipo già che ci spostiamo in provincia di Vicenza, appunto a Schio. Intanto Arcuri, il commissario, parlando di mascherine, sapete la famosa querela sui 50 centesimi, il prezzo imposto eccetera, farmacisti che dicono non possiamo venderle a quel prezzo perché ci rimettiamo, Arcuri dice come fanno a rimetterci, ho detto che se comprano a un prezzo maggiore gli viene ristorata la differenza, quindi sarebbe lo Stato a pagare la differenza, quindi non possono rimetterci, ci pensiamo noi, dice lo Stato. Comunque ora è tutto risolto, ci siamo capiti e andiamo avanti insieme, quindi dovrebbero veramente arrivare nelle prossime ore nelle farmacie e negli altri punti di distribuzione queste mascherine, quelle chirurgiche, a 50 centesimi più IVA. E poi c'è uno studio dell'Università di Verona, pubblicato su una rivista scientifica, che afferma la salute dei teenager, quindi dei ragazzi, è un po' a rischio perché con il lockdown è aumentata la sedentarietà, la pigrizia, un po' il fatto di muoversi di meno e quindi anche c'è un aumento di consumo di cibo spazzatura, quindi insomma salute a rischio, obesità dietro l'angolo, insomma qualche problema per i nostri giovani c'è a causa di questo lockdown, specie per chi magari non ha nemmeno il giardino per poter poi far uscire i ragazzi e muoversi un po', perché no? Ecco, dicevo, andiamo a Schio e ci andiamo perché a Schio per noi c'è Gabriella Basso che sta rispondendo alla nostra chiamata per capire un po' perché a Schio, non lo so nemmeno io e ora andremo a domandarglielo, vediamo. Gabriella, ci sei? Probabilmente ho sbagliato qualcosa io, ma ancora non la vedo. Sta probabilmente rispondendo alla telefonata. Come dicevo, c'è questa nostra abitudine, insomma, di uscire per andare a vedere che cosa succede intorno a noi, nel nostro territorio. Gabriella, ci sei? Ma chissà se ho combinato io qualche pasticcio, perché la telefonata è stata raccolta da Gabriella. Questi sono un po' gli inconvenienti che a volte ci sono, ecco, ci siamo, c'è anche Gabriella. Eccola. Mi vedete? Ciao Gabriella, sì, ti vediamo e ti sentiamo. Io ho detto ai nostri amici a casa che andavamo a Schio, che venivamo da te a Schio, però in realtà confesso che non so perché sei a Schio. In realtà allora, l'occasione è un po' per capire come va la giornata e dove sei e perché, però c'è un problema perché l'immagine si è bloccata con te sorridente. E credo che sia da attendere. Allora, purtroppo il segnale va e viene, qua siamo a Schio. Comunque però ti sentiamo, dai, intanto almeno abbiamo l'audio. Vai. Siamo qui alla casa di riposo La Casa, sono 200 ospiti e la casa di riposo di Schio, complessivamente sono altre tre strutture con 410 ospiti. Siamo venuti qui perché questa casa di riposo ha scelto di fare i contrari familiari con gli ospiti in esterno, in modo da poter non avere un vetro davanti o un microfono per poter parlare, ma potersi vedere finalmente dopo due mesi e mezzo in cui familiari e parenti non si vedevano. Scusa insomma. Se ti interrompo Gabriella, anche qui in redazione arrivano veramente decine di richieste da parte dei familiari che dicono ma come, non ce la facciamo più, vogliamo vedere i nostri parenti, non riusciamo neanche per 5 minuti a vederli eccetera, quindi dove sei tu invece hanno trovato il sistema per, non credo assolutamente aggirare le norme, ma rispettandole no. C'è comunque modo di fare incontrare i familiari. Sì, infatti il modo è semplice, nel senso che il fatto di farlo all'aperto, per esempio sotto un gazebo con la sorveglianza
di un addetto della casa di riposo, in modo che non ci si può toccare, insomma, devono essere mantenute le distanze sociali comunque, anche tra familiari, non si possono portare torte, cose dentro perché appunto vanno igienizzate, non si sa, i pazienti sono pazienti fragili, abbiamo persone che hanno 80-90 anni, pensa che qui in questa struttura c'è la signora più anziana di Schio con 109 anni, festeggiati proprio l'altro giorno tra l'altro, quindi insomma è tutto molto con attenzione, mascherine, guanti, sono 5 incontri tra la mattina e il pomeriggio, un'ora all'esterno appunto della struttura, grazie a questa struttura ha anche un grande parco, quindi questa cosa è possibile. In altre case di riposo gli incontri avvengono invece attraverso dei pannelli di plexiglass o di vetro con un microfono che consente la comunicazione. Qui siamo, diciamo, un passo oltre, sì. Anche perché gli anziani hanno proprio bisogno, li abbiamo anche sentiti, sono stanchi, hanno bisogno di vedere i propri familiari. C'era un signore che dopo 2 mesi e mezzo per la prima volta oggi è uscito a prendere un po' d'aria, ecco. Ma io credo che anche la salute di questi ospiti ne risenta positivamente, perché poi alla fine, insomma, poter incontrare i familiari dà serenità e immagino che sia positivo anche per questo. Com'è la situazione, Gabriella, per quanto riguarda il Covid in quella casa di riposo? Allora, questa struttura fortunatamente ha preso una decisione, diciamo, prima di tanti altri, ovvero ha scelto di chiudere subito alla visita dei familiari già a fine febbraio. Questo ha consentito ovviamente di limitare drasticamente i casi sia di positività tra gli addetti che lavorano appunto il personale che tra gli ospiti. Fai conto che stasera sono 9 le persone positive tra gli anziani e poco meno tra i lavoratori. Certo. Hanno dall'inizio della pandemia 4 decessi complessivamente, quindi insomma molto molto ristretto rispetto a un'altra casa di riposo poco più lontano da qua, che su 60 ospiti hanno avuto 50 positivi, per esempio. Certo. Quindi la scelta di chiudere, poi soprattutto loro hanno cominciato a fare anche loro subito i tamponi e i test sierologici, addirittura prima che lo decidesse la stessa azienda sanitaria, la USL 7 in questo caso, e pagandosele in poche parole, grazie poi che ha risposto il territorio con donazioni generosamente, e quindi hanno potuto far fare tamponi e test a tutti quanti, ospiti e personale, ancora diciamo prima di quanto è stato fatto dalle altre USL del Veneto. Bravi, lungimiranti. Parliamo di test rapidi sierologici, perché mi pare che i tamponi non si possano fare a pagamento. No, hanno fatto sia tamponi che test. Ah, ok. Senti, quindi questo tuo viaggio nelle case di riposo di Schio lo vedremo stasera nel telegiornale? All'interno del telegiornale, sì, assolutamente, alle 19:15 il telegiornale di Vicenza. Parleremo anche di sicurezza, ovviamente, perché è un altro tema caldo invece per quanto riguarda la città capoluogo. Ok, allora, due temi interessanti. Uno, insomma, è questo viaggio nelle case di riposo, che vedremo questa sera, e poi il tema della sicurezza, poi naturalmente tutti gli altri argomenti del telegiornale di Vicenza. Gabriella, grazie. Buon lavoro, so che ti stai muovendo nuovamente per, credo, tornare in città. Allora, grazie, ciao e buona giornata. Questo era il collegamento con la nostra Gabriella Basso, che interrompiamo e che, ripeto, è rinviato a questa sera, quando si potrà diciamo andare a vedere, anche oltre che a sentire dal suo racconto, le immagini raccolte nelle case di riposo. Più tardi parleremo di lavoro, parleremo di economia anche, in un certo senso. Anticipiamo un po' quello che riguarda la cassa integrazione e le scuole. Andiamo a sentire l'assessore Donazzan, che fa un po' il punto della situazione. Ci sono tra l'altro delle categorie che hanno chiesto la cassa integrazione, ancora stanno aspettando i soldi, questa non è assolutamente una buona notizia. Andiamo un po' a sentire che cosa dice l'assessore. Sappiate che il Veneto è la prima regione, dati IMSS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Così.
Così l'assessore al lavoro Elena Donazzana interviene a seguito delle numerose richieste di cittadini in difficoltà per la mancata erogazione della cassa integrazione, lungaggini che derivano dall'adozione di uno strumento sbagliato con un meccanismo contorto che va a penalizzare i lavoratori. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha anche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa. L'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente. E a quel punto lì l'INPS paga. E alla fine sono passati almeno 2 mesi, 60 giorni senza busta paga per i dipendenti. Inaccettabile, per questo i presidenti di regione hanno fatto una proposta al governo. Che si semplifichino le procedure, che aziende e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell'INPS. Significativo quello che dice l'assessore Donazzan, proprio perché fa capire concretamente, è stata brava a spiegare quali sono i passaggi e ci ha fatto capire come la burocrazia sia terribile in questo caso, quando c'è bisogno di avere lo stipendio, i soldi, ristoro della cassa integrazione entro ore, non giorni o mesi. Invece avete sentito, sono passati 2 mesi, ci ha raccontato l'assessore, ancora i soldi non si sono visti per questa serie di passaggi tra INPS, Regione, con banche dati, avete sentito che non si vedono tra loro, quindi la Regione non ha i dati che invece ha l'INPS e così via, insomma complicatissimo come avete sentito, e questo è davvero, io direi tragico, esagero forse un po', ma è davvero drammatico. Sono le 11:57, fra poco ci fermiamo. Il capo politico, diciamo, del Movimento 5 Stelle ha detto che la capacità di aver portato a termine un decreto come questo, quello varato ieri sera, anche se in realtà mancano ancora i passaggi quelli definitivi e formali, quindi si può considerare quasi ancora una bozza, comunque questo fatto dimostra che la maggioranza e il governo hanno una forte solidità, ha detto Crimi, una forte integrazione, quindi il governo è in grado di andare avanti, non occorre nessuna fase 2 per il governo, se non intesa nel immaginare le nuove misure, le nuove semplificazioni, ma non serve altro perché appunto secondo Vito Crimi, il capo politico del Movimento 5 Stelle, la maggioranza è solida. Velocemente io andrei a vedere cosa succede a Venezia con l'Harris Bar, uno dei locali più conosciuti di Venezia, Arrigo Cipriani, il suo titolare, per capire se apriranno o meno lunedì. Arrigo Cipriani non è per niente contento che si stia avvicinando il 18 maggio. Lo spiega e non le manda a dire. Il governo di Roma sta distruggendo tutto, a partire dal suo settore, quello della ristorazione, che altro che distanze, oltre che di cibo, è fatto di accoglienza e vicinanza. L'accoglienza ha bisogno di affetto, ha bisogno di libertà, ha bisogno di mancanza di imposizioni. Allora questa regolamentazione che hanno fatto sugli spazi sembra una roba da lager, capisce? Ecco, e non potrà mai funzionare con l'ospitalità italiana. Devo dire che questi signori, bravissimi per l'amor di Dio, si preoccupano molto per la nostra salute e evidentemente per la nostra morte da coronavirus, però non si preoccupano di quello che succederà dopo, ci sarà la morte di fame, perché così si potrà solo morire di fame. Diciamo che non ci saranno neanche i clienti, capisci? Perché Venezia, per esempio, è una città turistica che dipende, esatto, del 60-70% del turismo. Per un anno turismo qui non ce ne sarà. Esatto. Allora, mettiamo assieme queste regole più la mancanza di turismo, si trovano di fronte a una crisi che credo che a Roma non abbiano neanche l'idea di che cosa sia, a meno che non stiano usando la strategia della tensione. Perché ha tutti gli aspetti di una strategia della tensione. Cioè cosa intende? Intendo che vogliono mettere delle regole per conservare il più possibile il loro posto a Roma. Ecco, questo è. Perché se in tempi normali credo che la gente si manderebbe a casa dopo 2 minuti. Perché questi qui non hanno mai lavorato, non sanno che cosa sia il lavoro, non sanno che cosa sia il turismo, non sanno che cosa sia nulla. Ecco, le regole che hanno messo sono regole da geometra. Con tutto il rispetto per i geometri, ma il geometra fa una cosa per costruire in qualche cosa, questi stanno distruggendo tutto.
Lucida analisi di Arrigo Cipriani, lo sfogo sul futuro della ristorazione e del turismo a Venezia. Noi ci fermiamo, 12.01, brevissima pausa, poi torniamo in attesa di collegarci anche con Mestre prima che arrivi il governatore Zaia, così sentiamo che aria tira nella sede regionale della Protezione Civile. Tra poco. Eccoci tornati con voi, sono le 12.05 minuti, alle 12.30, anche un po' prima, andremo nella sede della Protezione Civile di Marghera, la sede regionale, per prepararci a seguire il consueto appuntamento con il governatore Zaia. Prima andiamo fuori nuovamente, usciamo dallo studio per commentare, primo veloce commento a questo decreto che dovrebbe diciamo, aiutare economicamente il Paese. Per capire se ci si può fidare, eccolo qui, lo chiediamo a Walter Beozzo di Apindustria. Buongiorno, grazie. William, ci sente? Sorry. Ecco William, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì. Diceva, prima ci siamo sentiti rapidamente al telefono, la salute bene, e questo è già ovviamente importante. Ci permettiamo così anche un piccolo sorriso dicendo che in questo periodo però purtroppo la salute non basta, perché ci sono davvero tanti altri problemi concreti che vi affliggono. È uscita questa bozza di decreto, ci siamo messi d'accordo prima con William Beozzo per questo collegamento Skype, mi ha detto sì, un collegamento veloce, perché in realtà ancora grandi commenti non se ne possono fare, è vero? No, niente, perché ormai siamo abituati a avere annunci. Le chiedo, scusi, ecco, se può alzarsi un po', piegare un po' il computer, dovrebbe alzarsi un po', perché altrimenti l'inquadratura... Meglio così? Ecco, molto bene, grazie, prego. Le stavo dicendo che come al solito abbiamo avuto i proclami televisivi, ma di fatto il documento ufficiale, tranne le bozze, non c'è, e quindi attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per dedicargli del tempo, studiarlo e capirlo. Comunque, come sempre, non ci siamo. Io sono molto arrabbiato di quello che ho letto sulle bozze, di quello che sto vedendo. Così le imprese non hanno un futuro, noi rischiamo veramente una perdita enorme di capitale umano, quindi con problemi sociali scaricati sui comuni e su quello che sarà le istituzioni che dovranno gestirle, perché, guardi, le dico solo l'ultima ufficiale che ho ricevuto stamattina, che mi sono veramente arrabbiato, perché stiamo vendendo un bando che si chiama Bando Invitalia per sanificare, per tutto il rimborso del 100% delle spese sostenute per adeguare gli ambienti a quello che è la sanificazione. Bene, allora dai quesiti che noi abbiamo chiesto al Ministero, quindi a Invitalia, oggi sono arrivate le prime risposte. Quindi i sanificatori, che molte attività, soprattutto anche commercianti, quindi chi ha all'accesso del pubblico all'interno dei propri negozi, quindi che stanno spendendo somme importanti, non verranno rimborsati, quindi i sanificatori non verranno rimborsati, e verranno rimborsate solo i liquidi, quindi il materiale utilizzato per eventualmente sanificare. Quindi non è il nostro ambito, perché noi siamo manifatturieri, ma se io penso una sanificazione di un negozio di abbigliamento, quindi che ha bisogno di determinate attrezzature, investiranno una somma importante per dopo non essere restituite, magari con la prospettiva di non avere un cliente che entra in negozio, e così vale per dire la misurazione. Quindi, e mi metto nell'ambito della manifatturiera, una grande azienda che ha 100-200 dipendenti e che, pur essendo una cosa facoltativa, deve misurare la febbre ogni mattina. C'erano dei mezzi di rilevatore di misurazione, sì, quindi telecamere o del genere, con un certo costo. Certo. Molte aziende so che l'hanno investito, oggi a risposta del quesito da parte di Invitalia, anche questa somma non verrà rimborsata, perché loro rimborsano solo il misuratore laser, i classici 100 euro del misuratore laser. Allora, questo paese, se continuiamo a lavorare e perdere tempo con decreti inutili su queste situazioni, e promettere soldi a fondo perduto che verranno calcolati addirittura sul fatturato 2018, 2019, 2020, aprile 2019, aprile 2020, su perdite con riduzioni, le aziende non prenderanno una lira di fondo perduto o di liquidità, e lasciamo stare la cassa integrazione. È inconcepibile che dopo due mesi, per chi non ha avuto la fortuna di avere l'imprenditore che gli ha anticipato la cassa integrazione, ha ricevuto i cedolini delle buste paghe a zero, perché le famiglie non vivono con certo, zero in cedolino. Ecco, quindi lei capisce, Federico, che non ci siamo, sono molto preoccupato,
non tanto per quanto riguarda la salute nella mia regione, che è gestita molto bene, ma per il futuro delle imprese venete, e non solo, perché così ci stanno veramente mettendo in ginocchio. Sì, ma poi le imprese venete lavorano in tutta Italia, mica lavorano solo in Veneto, quindi è fondamentale che ci sia una crescita di tutti sullo stesso piano. Invece così veramente il pericolo è anche questo, un passo in avanti, due passi indietro e in ordine sparso purtroppo. La sentiamo veramente preoccupato, ma lei ha detto sono arrabbiato, io la sento più preoccupata veramente più che arrabbiato. Ma guardi, le dico anche un'altra cosa, Federico, che spero che non accada. Ieri abbiamo fatto, perché ho anche l'incarico di presidente regionale della mia federazione, un incontro con l'assessore Donazan per le procedure della fase 2 per l'apertura dei dispositivi che apriranno lunedì. E abbiamo esaminato delle schede INEL che sono per i relativi collegamenti ai vari settori, che possono essere dai parrucchieri, roba del genere. L'ambito manifatturiero non l'abbiamo trattato, in quanto è già normato quello. Ma se io penso che queste schede, se vengono allegate al DCPM che deve uscire, che di fatto diventano operative per legge, io non troverò un negoziante che mi apre, perché con quelle normative lì, con quelle schede INAIL, un parrucchiere, per farle un esempio molto semplice, dovrà avere una mascherina minimo FFP2, dovrà dotarsi di guanti, dovrà lavorare con visiere e dovrà essere equipaggiato come una persona che mi entra in una sala di rianimazione. Dove andiamo con queste condizioni? Cioè, già non avranno clienti, perché c'è sempre questa paura o quello che è dietro a questo, oggi succube di questo benedetto virus che ci sta rovinando la vita. Ma così, io lo dico sinceramente a tante telefonate che ho gestito stamattina e che ho ricevuto anche ieri, molte attività gli conviene non aprire e stare fermi, perché hanno meno danni. Ecco, e questa è una cosa vergognosa. E più che altro è che abbiamo una politica che dimostra di essere sempre di più lontana di quelle che sono le realtà del mondo del lavoro. Grazie William Veozzo, grazie infinite della sua analisi. Speriamo di risentirci con delle modifiche nei prossimi giorni, e quindi che invece ci sia qualche spiraglio un po' più di ottimismo. Rimaniamo ottimisti, ecco, e speriamo, dai, che ce la possiamo fare. Sì. Dai, grazie. Forza, andiamo avanti. Buona giornata, grazie e a presto, buona giornata. Ovviamente poi approfondiremo questo tema anche nei telegiornali di questa sera, in particolare nel nostro TG di Bassano. E prima di uscire di nuovo, perché ci spostiamo nella sede regionale della Protezione Civile, adesso andiamo a sentire che aria tira a pochi minuti dall'inizio della conferenza, dell'incontro con il governatore Luca Zaia. Prima andrei ancora a vedere un servizio che riguarda le messe, perché da Padova la diocesi, un po' che ha fatto il punto della situazione, ha dato delle disposizioni che poi in realtà sicuramente saranno valide. Abbiamo Gianna Maria forse in linea. Pronto? Sì, buongiorno. Ah, sì, ecco, allora, buongiorno a tutti i nostri ospiti. Ciao Anna Maria. Avevo... I nostri telespettatori. Grazie, volevo andare un po' a sentire le disposizioni della diocesi per le messe, ma diamo la precedenza ovviamente a te e a quello che sta per accadere. Cari Attira, di cosa si parlerà oggi Anna Maria lì nella sede della Protezione Civile? Ma guarda, intanto c'è un grande fermento qui, perché quanto attiene là il cambio delle disposizioni, certo, tra giornalisti e cameraman, perché sembra siano cambiate le postazioni, i giornalisti adesso devono avanzare mentre i cameraman dovrebbero retrocedere secondo disposizioni proprio del portavoce della regione. Quindi adesso vedo che si stanno spostando con le telecamere, forse vedrete anche voi che si spostano. Non siamo ancora collegati. Sono ferme perché Sandro Ponchio ancora sta cercando di capire cosa si deve fare. Infatti vedo che altri cameraman hanno spostato la loro telecamera. Era solo per dirvi che se vedete un movimento di camera, non è perché siamo tutti all'imbarcadero di Venezia, ma perché ci sono queste nuove disposizioni cui dobbiamo attenerci in corso. E quindi anche per voi giornalisti, ecco, potrebbe esserci una postazione diversa rispetto ai giorni scorsi? Sì, adesso noi si avanza, non si sta più nelle retrovie, si avanza con le sedie fisicamente appoggiandoci al tavolo che prima era a disposizione dei cameraman, dove potevano posizionare i cavi, insomma, certo, tutto quello che è necessario per la diretta. E quindi sì, allora a breve capiremo che cosa accadrà da un punto di vista normativo per quanto attiene alla questione innanzitutto della CIG, la Cassa Integrazione, sì,
in deroga, perché abbiamo sentito che dal governo ieri il Premier Conte ha dichiarato che come sia stata erogata ben a livello nazionale l'80-85% della cassa integrazione in deroga. Adesso non ricordo esattamente se fossero 80 o 85, comunque di questa cifra si parla. Mentre invece abbiamo visto che qui in Veneto soltanto il 30% ne ha beneficiato. Come abbiamo sentito poco fa l'assessore Donazzan, sì, che abbiamo risentito, tra l'altro ha fatto un esempio anche pratico dei passaggi burocratici, cioè veramente da perderci la testa. Quindi sì, da capire questo, e poi anche per quanto riguarda la questione degli autonomi, anche qui Conte ha detto che l'80% ha ricevuto il bonus, mentre abbiamo visto come in Veneto così non sia stato, quindi c'è una grande disparità tra quanto insomma elargito, come ha detto dal Premier Conte a livello nazionale, rispetto a quanto è arrivato di fatto qui ai veneti. Anche se questi sono temi nazionali, ovviamente, Anna Maria, per cui il governatore immagino commenterà dicendo: sono d'accordo, anch'io preoccupato, però al massimo può, penso, cercare di farsi ascoltare dal governo per porre dei correttivi insieme agli altri presidenti di regione, ma non è una materia infatti di competenza del Veneto. Infatti era per puntualizzare questo, che quanto che rispetto a quanto elargito a livello nazionale, comunque in Veneto non è stato erogato lo stesso importo. Questo volevo dire, certo. Hai fatto bene a precisarlo, perché voglio essere anch'io chiara, è una questione che parte da Roma, ecco. Certo. E detto questo, abbiamo visto che stanno arrivando anche vari legali della regione, quindi si affronterà appunto la questione anche dell'INPS. Sono qui, stanno prendendo posizione ai tavoli, sì, ancora non è arrivato il presidente, quindi si parlerà anche di queste, soprattutto, e poi da capire le aperture poi di lunedì, insomma, anche la questione delle aperture di lunedì, perché comunque il malcontento continua a regnare nonostante così il dichiararsi della fase 3 di fatto, che sarà operativa da lunedì prossimo. Poi si diceva anche come deadline che il 15, cioè oggi, fosse il giorno in cui si poteva capire, in base al numero dei contagi, se dal primo di giugno si potesse anche viaggiare da regione a regione. Esatto. Però forse è ancora un po' prematuro. Sentiamo cosa ci dirà a breve il governatore. Certo, ecco, adesso vediamo il dietro le quinte con gli aggiustamenti delle inquadrature. Adesso cominciamo a vedere qualcosa di più. Sì, ecco. Sì, infatti, sì, vedi, sì, sono retrocessi. Il nostro monitor di servizio, sì. Esatto, e i cameraman sono retrocessi per lasciare posto a noi. Vedo più microfoni del solito o sbaglio? No, siamo sempre lì, tanti come sempre, sembrano credo di che più. Siano sempre quelli, sì, effettivamente sono tanti, sono molto numerosi, sono tantissimi. E attenzione, stavo inciampando su uno dei tanti cavi dei ragazzi. Eh beh, immagino. Invece volevo dirti che oggi, sì, anche oggi Il País, il giornale nazionale spagnolo, sì, ha dedicato ben 6 pagine alla nostra regione, la regione del Veneto, dicendo, elogiando la nostra regione per come ha saputo gestire prima di tutte in Italia l'emergenza Covid. Che siamo diventati un esempio da questo punto di vista, per fortuna nostra, diciamo così, questo è indubbio. Va bene, Anna Maria, vedo ancora posizionamenti degli ultimi microfoni. Sì, dobbiamo sistemare fino all'ultimo, certo. Per anche una prova. Ti lasciamo lavorare, allora. Un saluto a te, a Sandro Ponchio, buon lavoro, poi grazie, naturalmente ti sentiremo durante la conferenza, se avrai delle domande da porre al governatore, poi noi faremo un riassunto come sempre e rivedremo il governatore durante il pomeriggio. Grazie e buon lavoro a te. Ciao Anna Maria, 12.30, appuntamento con il governatore, con il suo incontro, diciamo così, con la stampa. Prima di fermarci per un attimo, l'ultima pausa, prima di tornare poi definitivamente a seguire i lavori a Marghera, nella sede della Protezione Civile, vi do questa notizia del commissario Arcuri sulle mascherine. Sapete quanta confusione c'è stata, quante polemiche. Dice tutto risolto il commissario Arcuri. Dice come fanno a rimetterci i farmacisti? Perché in realtà si era detto che i farmacisti non hanno le
le mascherine sugli scaffali perché il prezzo imposto, 50 centesimi, è troppo basso. Ma lui dice, come fanno a rimetterci? Ho detto che se i distributori e i farmacisti comprano a un prezzo maggiore di quello, e pare che tutti siano in questa situazione, gli verrà ristorata la differenza, cioè sarà il governo a pagare la differenza se pagano di più. Quindi che le mettano pure in vendita, perché poi ci pensiamo noi a pagare la differenza. Questo ha detto Arcuri. Ora è tutto risolto, ci siamo capiti e andiamo avanti insieme. Quindi mascherine chirurgiche a 50 centesimi più IVA dovrebbero, usiamo il condizionale, essere in vendita nelle farmacie a partire dalle prossime ore. Ultima breve pausa, mentre nel monitor di servizio vedo che ancora c'è la sistemazione di microfoni e telecamere. Qualche minuto, poi ci colleghiamo con Marghera. Prima però vi riuscirò a farvi vedere e sentire le disposizioni per le messe per i prossimi giorni. Alle 10:26 di giovedì 14 maggio, una manciata di minuti all'arrivo del governatore Luca Zaia. Vi avevo promesso di farvi vedere quali sono le disposizioni emanate dal Vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, in vista della ripresa delle messe. Immagino che siano disposizioni che valgono anche per il resto delle diocesi. Visto che manca pochissimo, andiamo a vederlo subito, ormai ve l'avevo promesso. Speriamo che il governatore non arrivi in anticipo, ma vedo nel monitor di servizio che ancora stanno predisponendo i microfoni. Eventualmente, insomma, chiedo a Fabio Verini in regia di tagliare il servizio. Non è bello, ma dobbiamo eventualmente rientrare subito. Andiamo a sentire allora. Fedeli pronti a tornare in chiesa per la messa dopo il via libera del governo. Dal 18 maggio riprenderanno le celebrazioni religiose, non più a porte chiuse. La diocesi di Padova ha così inviato ai parroci alcune disposizioni per il corretto svolgimento delle funzioni, tutelando la salute propria dei fedeli. Per festeggiare questo momento tanto atteso, sabato 23 maggio alle ore 16 suoneranno a festa tutte le campane delle chiese della diocesi. Ai parroci o ai rettori delle chiese spetterà il compito di indicare il numero massimo di fedeli che potranno accedere alle celebrazioni per rispettare le norme di distanziamento sociale e, con l'aiuto di persone adeguatamente preparate, controllare che l'ingresso in chiesa avvenga secondo le norme igienico-sanitarie previste dall'ultimo decreto governativo. Non saranno possibili assembramenti di persone né fuori né all'interno della chiesa. Non sarà ancora possibile lo scambio della pace e per la distribuzione della comunione sono previste delle precise procedure che parroci e fedeli dovranno rispettare nei minimi dettagli. I sacramenti che potranno essere nuovamente celebrati sono il battesimo, il matrimonio, l'unzione degli infermi e i funerali senza il limite dei 15 congiunti, ma sempre con le opportune distanze di sicurezza. Per le prime comunioni, le cresime, dovremo ancora attendere. Sarà possibile invece accostarsi al sacramento della riconciliazione, le cosiddette confessioni. Anche in questo caso, se ci saranno però le condizioni indicate nel decreto in grado di garantire il rispetto delle norme di prevenzione igienico-sanitarie. L'adorazione eucaristica è consentita, ma non le celebrazioni dei rosari di maggio. Non è ancora possibile, non è ancora permesso alle parrocchie organizzare altri momenti di preghiera comunitari, come quali possono essere la recita del rosario, il fioretto, le messe del mese di maggio nelle contrade o simili. Molto interessante questo servizio di Valentina Visentin dalla nostra redazione di Padova. Avete sentito un po' di disposizioni, in particolare sia la confessione, niente assembramenti, niente scambio della pace, però insomma intanto si può tornare in chiesa anche se con delle norme molto rigide, ma insomma è già un passo in avanti. Vedete, questa è la sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, siamo in attesa che arrivi il governatore Luca Zaia. Intanto una notizia che viene anche dal mondo dello sport, perché la Federazione Calcio, che insomma è quella più pronta in un certo senso a ripartire, che vuole ripartire con il campionato, ha attivato un pool ispettivo della Procura Federale, quindi la Procura Federale è l'organo di giustizia sportivo, che avrà il compito di verificare le indicazioni contenute nei protocolli sanitari della Federazione approvati dal Governo. Quindi in pratica questo organismo, che dipende direttamente dal Procuratore Federale, quindi dalla giustizia sportiva, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici, adesso sono allenamenti individuali, dal 18 maggio allenamenti di gruppo, vengano svolti secondo le indicazioni precise. Molti vedono in questo anche
poi una strada aperta per gli altri sport. Cioè, molti dicono, se il calcio riesce a partire, certo, con tutte le difficoltà del caso e magari anche investendo cifre importanti, però se riesce a ripartire magari può fare da apripista anche per gli altri sport, in particolare per gli altri sport di squadra, che ovviamente sono più complicati da gestire dal punto di vista dei protocolli sanitari. C'è anche una dichiarazione di De Caro, che è il presidente dei sindaci italiani, che dice: sono stati bravi i sindaci con l'idea dei buoni spesa. Andiamo dal governatore Luca Zaia. Ma su, abbiamo modificato la risposta a te. Ma c'è qualcuno ancora dietro? Sì, no, ciao Alda. E anche a Zennaro. Vabbè, se volete potete accomodarvi qui, ci sono dei posti, eh. Ce n'è uno qui e un altro lì, penso. Boh. Vabbè, grazie, buongiorno a tutti. Bentrovati, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo anche in diretta. Passerei subito al bollettino per poi passare ovviamente alcune informazioni e alle domande. Bollettino: sono 474.912 tamponi e sono esattamente 11.219 in più rispetto a ieri. Il numero dei positivi è di 18.845, abbiamo una crescita di una trentina, più 32, peraltro vedete che ogni giorno 25, 30 sono questi. Quindi fondamentalmente abbiamo, se volessimo proprio fare un parallelo, cioè fare un'analisi diciamo in parallelo, su 11.000 tamponi abbiamo 32 positivi. I casi di isolamento sono 4.436, meno 76, vedete continua a calare. Scusate. Le persone ricoverate sono 685, positivi 342, negativi 281, quindi 685 persone e fondamentalmente quasi la metà sono negativi. Le persone in terapia intensiva calano ancora in maniera drastica, siamo a 62, delle quali 26 sono positive e 36 negative, 62, meno 7. Peraltro porteremo sabato o domenica i dati di partenza del 3 di maggio e vediamo anche i dati di queste ormai due settimane di apertura. I dimessi sono 3.105, aumentano di 25 unità. I morti in ospedale sono 1.290 e i morti in totale sono 1.743, dopo avete tutto nel bollettino. I nati sono 92. Questo bollettino di oggi, come vedete, il trend è in calo, si conferma in calo e cominciano a essere un bel po' di giorni anche dall'apertura del 4 di maggio, perché oggi è il giorno 14, quindi siamo a 10 giorni. E voi sapete che il range che ci eravamo dati per le considerazioni erano 8-10 giorni per casi di reinfezioni o di nuovi contagi. Oggettivamente stanno calando drasticamente i ricoveri, calano le terapie intensive in maniera vistosa e peraltro abbiamo le negativizzazioni in ospedale, altro aspetto che è bene sottolineare, cioè pazienti ricoverati positivi che durante le cure si sono anche negativizzati. Sono passati 10 giorni e per cui volevo sottolineare questo aspetto, nel senso che se la preoccupazione era quella della reinfezione con l'apertura e quindi con la liberazione, fra virgolette, del 1.200.020 di lunedì 4 maggio, ad oggi non abbiamo contezza e non abbiamo assolutamente nessun segnale di casi di piccoli focolai, microfocolai o quant'altro. Vi ricordo che anche oggi abbiamo più 32 positivi
ma a tutt'oggi rientrano, diciamo, nello screening e quindi nell'ordinarietà di quello che è diciamo, l'epidemiologia riferita a questo virus. Resta il fatto che il virus è presente nel territorio, perché quando tu trovi anche un solo cittadino positivo vuol dire che il virus c'è. È fondamentale, ripeto, utilizzare per bene i dispositivi che sono la vera salvaguardia. E dopo vi resto a disposizione per le domande e anche per darvi altre informazioni. Ci tengo a fare gli auguri a una signora che oggi compie 100 anni, che è Broetto Giuseppina di Cadone, che fa 100 anni, quindi le facciamo gli auguri. Dice che non purtroppo non può festeggiare come vorrebbe lei il compleanno, ma le facciamo gli auguri. E poi i bimbi che continuano a scrivere, addirittura c'è un bimbo che ci ha scritto tra i tanti, perché adesso i bimbi fanno due cose: mandano disegni per la mostra, e questa è una roba straordinaria, molti disegni, molti lavori. E devo anche dire che questa mattina ho sentito Giuliano Martini, il sindaco di Vo, e si è candidato ad ospitare la mostra, quindi penso che sia il minimo che la mostra debba passare per Vo. Ricordo che noi stiamo anche raccogliendo tutte le foto fatte da un fotografo professionista del mondo della sanità durante questa emergenza. E quindi mandano i disegni per la mostra, ma ricordiamolo, ringrazio i bimbi, siamo sommersi da letterine con invio di soldi, anche questa mattina una 50ina, riverseremo tutti, poi manderemo, se i bimbi ci mandano versamenti, ci mandino anche l'indirizzo, sostanzialmente tutti lo scrivono, in modo tale che poi diamo anche un riscontro con la ricevuta e quindi con l'avvenuto versamento. Arriva 1 euro, 2 euro, 5 euro, insomma sono versamenti da rottura di salvadanaio, per cui bene, grazie. Poi c'è un bimbo che, Reboli Lorenzo, che ci manda un bel disegno e manda anche, è figlio di gestori di giostre e Luna Park, ci manda anche l'abbonamento da mettere a disposizione per il Twister, che è sta giostra, quindi grazie anche a Lorenzo. E poi altri bimbi, guardate, questa sono due fratellini, Eva Marcon e Alex Marcon, di 11 anni, eccoli qua, hanno fatto due disegni, fra l'altro sono molto creativi, bravi sti bimbi, verrà fuori una bella mostra. E sempre sulle donazioni voglio ricordare che siamo a 37.844 donatori, 37.844 donatori, per un totale di 57.290.000 euro. Quindi sta crescendo ancora, grazie a tutti. C'è poi Caneva World, l'amministratore delegato Fabio Amicale, che dona 1.000 biglietti d'ingresso al Caneva World quando si aprirà, e quindi sarà un'occasione per darlo magari ai bimbi del Veneto, troveremo un'occasione per mandare avanti questo. E poi abbiamo altre due informazioni, poi passo alle domande. C'è una bimba che si chiama Vittoria Cietto, di 9 anni, e il fratello, hanno fatto disegno, è sempre il fratello Francesco, lo dico perché è una roba simpatica, e ci hanno mandato questi disegni, scusate, poi vi spiego perché ve li faccio vedere. E scrive che, di salutare Chiara, la disegnata, e vuol fare anche lei il linguaggio dei segni e diventare una professionista per il linguaggio dei segni. Quindi c'è un aspirante collega di Chiara, Vittoria Cietto, quindi ha fatto anche i disegni. Ha detto che ha deciso, vedendo lei, Chiara, ho deciso che vorrò anch'io impararlo, quindi... abbiamo anche creato un nuovo posto di lavoro, dai, mettiamola così. E poi il club della Lambretta, che ci ha versato 500 euro, ringraziamo anche loro. E io passerei lo spazio alle domande, e così evito di dirvi cose che poi voi mi chiedete. Prego. Allora, Denaro, Salmaso, no, ma anche loro. Rai, andiamo con ordine, se no mi restate in piedi. Presidente,
I dati sui contagi sono sostanzialmente, diciamo, in curva, diciamo. Mentre, se non ricordo male, avevamo anche un altro dato importante, che è quello delle morti. Sì. Da tenere sotto controllo. Dovevamo arrivare a morti zero attorno al 15, mi sembrava di aver capito da un'altra conferenza stampa. Ieri sono stati 22 e probabilmente gran parte ancora nelle strutture per anziani. Come ce lo spieghiamo questo dato? Ma ce lo spieghiamo che noi innanzitutto dobbiamo ricordare che nelle terapie intensive abbiamo pazienti che sono presenti, e comunque i pazienti problematici anche nelle infettive e nelle subintensive sono pazienti presenti da 3-4 settimane, e quindi i casi limite ovviamente li stiamo ancora scontando su questo fronte. Vi dirò che continua lo screening nelle case di riposo, di fatto è in progress e non si è mai interrotto, visto considerato che abbiamo come obiettivo ogni 20 giorni ritestare tutte le case di riposo, vuol dire per noi 30.000 ospiti e 30.000 operatori più o meno, ai quali si aggiungono i 54.000 dipendenti della sanità che testiamo ogni 10 giorni per quelli in prima linea, malattie infettive, intensive, eccetera, e poi gli altri alla volta dei 20 giorni. Quindi è riferito a pazienti che abbiamo. Sì, quindi un'onda lunga, diciamo. Non abbiamo nuovi focolai. Niente. E un'altra domanda che mi arriva da telespettatori è proprio quella: quando i familiari riusciranno ad accedere alle strutture per anziani, perché guardate, stanno vivendo malissimo. L'assessore ha incontrato... Sì, l'assessore ha già sentito l'associazione, mi diceva le incontra oggi. C'è un protocollo, e è un'emergenza quella. Guardate, noi abbiamo due problemi sulle case di riposo: le visite e quindi riaprire, e capite che in luoghi così delicati, voglio ricordare che le case di riposo sono state oggetto del primo provvedimento con la prima ordinanza, eravamo il 23 di febbraio, una roba del genere, dopodiché si è andati avanti in maniera sempre più restrittiva fino a chiuderle, e deve essere stata l'ordinanza del 10 marzo, se non ricordo male. Ovvio, bisogna riaprire, e l'altra emergenza è quella delle nuove prese in carico. Cioè, voglio ricordarvi che dal 21 febbraio, 23 febbraio, tutte le case di riposo non hanno più preso in carico nuovi ospiti, e quindi l'altro fronte è questo. E considerate che ci sono delle liste d'attesa, noi l'abbiamo fatto a tutela, questo, diciamo, provvedimento di sanità pubblica l'abbiamo fatto a tutela degli ospiti. Abbiamo fin da subito coscienza del fatto che fosse un ambiente delicato e problematico, e lo si è visto poi con i focolai che sono partiti. Quindi non ci sono ancora tempi, diciamo, di... Ma io spero nel breve, perché c'è questo incontro, il protocollo per accedervi c'è già. Considerate che poi tutto viene rimesso nelle mani delle gestioni delle case di riposo, perché se una casa di riposo in via di autotutela decide di continuare a tener chiuso, è bene che io ricordi, anche se ormai lo sapete meglio di me, che il 75% delle case di riposo del Veneto ha contagi zero. È immune. Giustamente qualche gestore dice: sono immune, però se mi portano il virus da fuori non sono più immune. Siccome c'è anche una responsabilità oggettiva da parte della gestione, noi possiamo dare delle linee guida, ma poi è giusto che la gestione decida autonomamente se applicarle o no. Okay. Rispetto alle aperture. Grazie. Prego. Presidente, pare di capire che sulla base dei parametri a cui faceva riferimento lei, l'algoritmo del Ministro Speranza, messo a punto dai tecnici del Ministro Speranza, che prevedeva appunto questi 10 giorni di tempo, stia dando dei risultati positivi, nel senso che tutti gli indicatori fanno capire che il Veneto ha rispettato i coefficienti indicati dal Ministero. Ecco, questo può significare per noi la possibilità di avere ulteriori, definiamoli così, forse con un termine improprio, allentamenti o procedure più veloci rispetto ad altre regioni? Questa è la prima cosa. Glielo chiedo in relazione al fatto che pare che il Governo voglia far aprire le strutture sportive dal 25, mentre è possibile farle già partire dal 18. Poi, ieri sera, il Ministro Boccia dovrebbe aver trasmesso a tutte le regioni le linee guida dell'INAIL. Ecco, a tale proposito, cosa ci possiamo aspettare? La nuova ordinanza del Premier Conte e poi quella del Veneto, oppure ci può già anticipare qualcosa fin da oggi, insomma? Ma guarda, ti dico, sulle linee guida noi abbiamo il massimo rispetto per il lavoro che ha fatto l'INAIL, cioè l'INAIL fa il suo mestiere e noi facciamo il nostro.
Le linee guida dell'INAIL in alcuni contesti, in certi comparti, sono inapplicabili, o meglio, si applicano, ma non si apre. Il tema della spiaggia è uno di questi, il tema dei ristoranti è un altro tema. Insomma, capite che sono linee guida molto prudenziali, probabilmente corrette per alcuni contesti nei quali non c'è il controllo, diciamo, di quello che sta accadendo, ma non per noi. Non è un gioco a premi, perché tu hai detto noi veneti rispettiamo tutti i parametri, quindi anche l'algoritmo per noi non avrà nessuna efficacia, diciamo, negativa, no? Nel senso che se dovessimo guardare i parametri dell'Istituto Superiore della Sanità e dati del Ministro Speranza, il Veneto può dire tranquillamente che è la regione che può affrontare qualsiasi apertura. Per noi non è un gioco a premi. Lo dico perché i cittadini non pensino, perché l'algoritmo sta girando bene, che è tutto finito, sia tutto finito. Dico che noi presentiamo due proposte sostanziali. Allora, dall'intesa con il Presidente del Consiglio, la Regione in teoria, secondo quanto abbiamo parlato, dovrebbe poter presentare un'ordinanza dopo l'emissione del DPCM più estensiva rispetto al DPCM, qualora lo creda e voglia farlo la Regione. Noi siamo nelle condizioni di dire, di anticipare già, che noi chiediamo l'apertura di molte attività, tra le quali, vabbè, è inutile che stia qui a ricordarvelo ancora, tutte le attività commerciali, ma immagino, spero che il DPCM già lo preveda, tutto il tema dei bar e ristoranti, delle parrucchiere, quindi servizi alla persona. Però noi chiediamo anche che sì, come Veneto chiederemo, e quindi sto parlando del futuro, chiederemo l'apertura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine. Abbiamo già le linee guida a 360 gradi, linee guida, diciamo, negoziate, concertate e verificate con le realtà che, diciamo, detengono interessi, che sono le associazioni di categoria piuttosto che operatori, e anche, diciamo, interfacciate con quello che magari sono anche altre linee guida a livello di altre regioni. Detto questo, però, ci deve essere da parte del PCM, questa è la parte 2 che dico, da un lato chiediamo l'apertura massima, dall'altro chiediamo che nel DPCM ci sia giuridicamente la previsione e la possibilità per le regioni di applicare in autonomia altre linee guida oltre all'INPS. Se le linee guida INAIL diventano la condizione sine qua non per aprire, a parte il fatto che farebbero un danno a molte attività, ma voglio ricordarvi che nessuno sarà in grado di applicare linee guida alternative. Esiste un decreto che introduce il nuovo principio di contagio sul posto di lavoro, ci sono 29.000 cause di lavoro già in Italia per contagio da coronavirus. Capite che chi è il gestore o chi è l'amministratore che va a intestarsi la responsabilità di chiedere o di non applicare le linee guida INAIL in alternativa alle linee guida, diciamo, non ufficiali. Quindi deve essere il DPCM che ce lo permette. Sì, non vorrei tediare i colleghi, ma scusate l'autocitazione, ma proprio oggi sui nostri giornali noi abbiamo sentito la voce dell'INAIL a tale proposito. I contagi ufficiali su base nazionale sono 37.000, 3.300 dei quali in Veneto. Quello che l'INAIL tiene a ribadire, mi scusi se mi permetto di dirlo qua, è che è una procedura d'ufficio che scatta perché mentre nella prima fase della pandemia la malattia veniva considerata, era catalogata all'interno dei parametri INPS, ora invece è stata trasferita in termini tecnici, però non è che parta un'azione penale di rivalsa, come dire, automatica. No, lo fanno direttamente i lavoratori contro il datore di lavoro, e se non applica le linee guida INAIL c'è un vulnus giuridico, certo, con l'onere della prova a carico di chi avvia. Vabbè, ovviamente questa... siamo in Italia, no, certo, non siamo a Londra. No, però, come dire, l'INAIL teneva a precisare che è una procedura che esiste su base nazionale per qualsiasi altro infortunio e che è stata, come dire, mutuata da altri contagi. Se sì, un infermiere si becca, come dire, l'HIV con una puntura, è la stessa procedura. Ma è un rischio professionale quello dell'infermiere, capito? Ma uno che va, che so, in un'azienda che produce vetrate piuttosto che Fincantieri, adesso cito Fincantieri, mi si perdonerà,
un'industria navale piuttosto che altro che c'è un contagio da Covid, capite che non è il rischio professionale, nel senso che visto, oggi sì c'è perché c'è un decreto che lo prevede, prima era solo per infermiere. Però vorrei aggiungere una cosa, bene tutte queste riflessioni dell'INAI, però resta un problema che se il DPCM legherà le aperture all'applicazione delle linee guida dell'INAI, siamo fermi lì, primo. Secondo, c'è un tema nel merito, le linee guida INAI non è che sono state fatte con un'analisi di laboratorio, con il vetrino e il calcolo, cioè sono comunque discrezionali, in metri di distanza da un ombrellone all'altro, piuttosto che tra un tavolo e l'altro nel ristorante. Cioè è frutto di valutazioni di tecnici che sono messi lì e i nostri tecnici del Dipartimento Prevenzione dicono altre misure. Allora capite che non è proprio vero che è una roba automatica, è molto anche mediata da giustamente dall'umanità, no? Da quelli che sono messi a lavorare. Rai News 24, Emiliano Parisi. Su questa cosa delle riaperture delle linee guida dell'INAIL, di fatto la vostra linea è quella del intanto il metro che era stato indicato all'inizio dall'Istituto Superiore di Sanità, poi quali sono le cose che lei dice sono particolarmente inapplicabili e a livello di tempi, cioè lei prima ha detto l'ordinanza della regione potrebbe arrivare dopo il DPCM e potrebbe essere più estensiva, ma non è possibile che un'ordinanza sia più estensiva delle rigide norme imposte dal lo DICE. È sì, Maria, rispetto a questo lo è perché è previsto dall'intesa verbale che c'è stata l'altra sera in videoconferenza, cioè il governo dice a questo punto noi facciamo un DPCM basic, no, di base, dopodiché le regioni che ritengono di poter aprire di più ci presentino un'ordinanza per aperture in eccesso rispetto a quello che è previsto. E su questo c'è già l'intesa? Sì, sì. Questo è una proposta che ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri alla presenza di tutti i governatori e si mette in piedi una sorta di autonomia, no? Differenziata tra regioni. Dall'altro, le linee guida, adesso senza entrare nei particolari, sono linee guida che per certi versi mettono in difficoltà. Pensate al mondo della ristorazione, ieri abbiamo fatto l'esempio di un ristorante simbolo dell'identità non solo veneta ma italiana e a livello internazionale, Cipriani con l'Aris Bar. Cioè voi se andate lì a applicare le linee guida penso che Cipriani avrà un tavolo al piano terra e uno al piano superiore, cioè capite? Allora io penso perché non avere un approccio un po' più diciamo mitteleuropeo. Vado a vedere le linee guida della Germania, dell'Austria e di altri paesi che ho visto. Loro danno semplicemente delle indicazioni con delle icone, fanno il segnetto con il metro, cioè dicono stai a distanza di un metro, c'è un'altra icona che dice niente più, andate a vedere, niente più contenitore del sale al tavolo ma bustina usa e getta, niente più altra icona menu ma tutto a voce perché comunque il contatto con le mani c'è, se tu sfogli il menu magari qualcuno ci mette anche un po' di saliva per vedere le pagine. Vabbè, è così, ma gli altri paesi fanno così, non si sono messi a fare le linee INAIL con le a distanze di 4 metri tra i tavoli e robe, cioè, all'inizio qualcuno addirittura si avventurava con i separei in plexiglass o altre robe. Oh, c'è il virus, però dobbiamo anche iniziare un periodo di convivenza che non sarà facile, ma non possiamo neanche renderlo impossibile. Però c'è una perplessità a livello nazionale sul fatto che se viene delegata la regione poi non c'è omogeneità sul territorio. Cioè lei dice, il Presidente del Consiglio già ci ha detto verbalmente che noi potremmo redare un piano, ma ancora tutta questa, diciamo, questo accordo mi sembra... Ma è in lavorazione, cioè considera che è in lavorazione. Poi è altrettanto vero che la proposta che fa il Veneto, ma altri colleghi la condividono, è quella di dire, bene, l'alternativa alle linee guida INAI, quale potrebbe essere? Le linee guida del Dipartimento Prevenzione della Sanità della Regione, che è un organo ufficiale che si occupa della salute dei lavoratori, di andare con le spese a fare i controlli, eccetera. Per cui la sanità è una competenza nostra, diciamo ce la gestiamo come abbiamo sempre gestita fino ad oggi. Del resto pensa solo che il piano di sanità pubblica per il coronavirus non è che ce l'ha mandato Roma e dicendoci fai i tamponi, cioè, è un piano della Regione del Veneto.
Quindi noi stiamo lavorando sulla base di un piano nostro, non di un piano che ci hanno mandato da Roma. Emiliano. Presidente, buongiorno. Ciao. Leggendo un pochino all'interno del sito proprio di INAIL, le dichiarazioni del Presidente, parte proprio dicendo non si tratta di disposizioni vincolanti. In più, in altri passaggi, sottolinea che comunque spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco e le sottolineo con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Quindi la leggo come una specie di apertura decisionale, proprio sì, quello sì. Che chiedevate voi. Quindi c'è questa possibilità? Ma direi corretta questa considerazione che scrivono, ma quando dice le autorità politiche, torniamo al ragionamento che facevo, le autorità politiche adesso è il governo che decide di renderle facoltative, che non le rende più perentoriamente da applicare, allora usciamo dall'alveo problematico, no? Ma finché è così, da resto guardate, c'è un tema. Il 13 di aprile, dopo la prima autorizzazione dell'apertura con il codice Ateco, il governo si è incontrato con le parti sociali, col mondo dei datori di lavoro e hanno definito quel famoso accordo dei 13 punti, se non ricordo male sono 13 punti, cioè la sicurezza nell'ambiente di lavoro. E lì c'è scritto che a una distanza superiore di un metro tra lavoratore, pensate a una catena di montaggio, non serve l'uso della mascherina. E voi capite, cioè, che differenza c'è tra la distanza di un metro sul posto di lavoro e la distanza di un metro in un ristorante? Cioè, fra l'altro dove le persone in teoria restano anche sedute, non è che vanno in giro. So, nelle icone famose dell'Austria vedete il simbolo del buffet, con divieto buffet, lo dicono, inutile che sto qui a darvi tante regole, i buffet non si fanno più, perché la gente ci va sopra, ci alita, ci parla, ci sono goccioline di saliva che finiscono nei piatti, e quindi i buffet eliminati. Queste sono linee guida aggressive e veloci da applicare. E quindi direi che è fondamentale che il governo recepisca questa indicazione dell'INAIL, che io lo voglio considerare come indicazione, l'avevo letta quella roba, e diventi giurisprudenza, cioè si dica che sono un utile contributo. Le posso chiedere inoltre la sua su una partita molto discussa, la famosa regolarizzazione insomma dei migranti, più che altro c'è il bisogno nelle campagne di manodopera, questa è un'emergenza concreta, volevo sentire la sua. Ma guardate, io penso che ci siano due aspetti. Il primo, che c'è bisogno di manodopera, dovremmo anche chiederlo ai cittadini nostri, oriundi, italiani, veneti, che sono qui, se sia proprio così vero che nessuno è disposto ad andare a lavorare. Una verifica, no? Io trovo un sacco di ragazzi, io vorrei andare a lavorare per le vendemmie, vorrei andare a aiutare. Cioè, questo accade, eh? Accade. Cioè, ovvio che se tu vai a rincorrere durante i controlli pensionati che stanno vendemmiando, finisce che nessuno poi si presenta più nei vigneti a raccogliere, no? Anche se vuoi pagare 3 euro. Questo è un altro tema. L'altro tema sicuramente è quello dell'inquadramento. Da qui a pensare a una sanatoria, cioè, sinceramente io se fossi stato ministro dell'agricoltura non l'avrei assolutamente affrontato, cioè sanare la presenza di persone in questa maniera decisamente no, punto. Ma non per partito preso, guardate, mi conoscete, però stiamo continuando a far passare l'idea che tutti se ne vanno all'estero, fuga di cervelli, e che qua non c'è più nessuno che ha voglia di lavorare. Bon, è inutile che ci fate vedere le campagne piene di immigrati che raccolgono i pomodori. Io conosco un sacco di vigneti, di frutteti e di produttori di orticoli, andate nel Veronese, che hanno cittadini che raccolgono, cittadini veneti o persone insomma italiane che raccolgono i prodotti e mai non si fanno vedere, perché ormai va di moda solo far vedere la campagna dove ci sono immigrati. Non sto parlando contro gli immigrati, che sia chiaro, però se mi chiede della regolarizzazione, decisamente no. Grazie Presidente. Anna Maria Parisi. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. L'ultima domanda che è stata posta dal collega, devo parlare di qua? Sì, accendo. Devo accendere il microfono. Ci scrivono a tal proposito diversi uomini delle forze dell'ordine, tra cui a sorpresa anche molti carabinieri, e chiedono a lei, Presidente, se gentilmente può rispondere, se è possibile, relativamente a come si devono organizzare e regolare per quanto attiene ai controlli dei lavoratori stranieri che entrano nei nostri comuni veneti per lavorare nelle aziende. Cioè, dicono, la comunicazione va fatta, ad esempio, le leggo una delle tante domande,
al Dipartimento di Prevenzione del luogo di ingresso, alla frontiera o al luogo dove dichiara il lavoratore straniero il domicilio. E guardate, facciamo così, perché siccome è abbastanza complesso, cioè, poi sapete che sono le 72 ore, cioè, esatto. Allora, se tu ci giri questo messaggio, noi lo trasformiamo in una FAQ e diamo una risposta completa direttamente sul sito. Allora gli giro tutte le varie domande che sono veramente diverse. Va bene. Grazie Presidente. Prego. E poi un'altra questione, la TOSAP che va ai comuni e viene utilizzata per i plateatici dei ristoranti, no? Gli ambulanti dicono noi ancora una volta siamo rimasti fuori e siamo disperati, chiedono come... La TOSAP? Sì. In che senso? Cioè dicono che questa tassa che viene utilizzata, cioè viene data ai comuni, viene utilizzata dai comuni per pagare i plateatici dei ristoranti. E in tal senso, questa è una domanda che ci è stata posta dagli ambulanti. La TOSAP viene data ai comuni per pagare i plateatici dei ristoranti? Sì. Non mi è chiaro. Sarà l'occupazione del suolo pubblico? Sì, è quella del... Sì, sì. Sono stati esentati, sono stati esentati da rischi e coraggi. Sì, ho capito ragazzi, ma la domanda che mi ha fatto non era così. Allora la formula meglio, ha ragione. Mi ha detto che la TOSAP pagata dagli ambulanti viene usata dai comuni per pagare i plateatici. Allora, la formula meglio, non sono stata chiara, mi scuso. Dunque, la tassa di occupazione del suolo per quanto riguarda... Che pagano tutti coloro che hanno un suolo pubblico? Nel momento in cui devono pagarla anche gli ambulanti che ne sono rimasti fuori rispetto ai ristoratori che ne sono stati esentati, come devono organizzarsi? Cioè, devono chiedere l'esenzione, ma i commercianti ambulanti? Sì, gli ambulanti. Ma questo è un tema dei comuni, devono affrontarlo i comuni, come sono stati esentati quelli, diciamo, con postazione, diciamo, fissa, fisica, che è quello dell'attività commerciale, penso che possano fare un ragionamento anche su questi. Quindi, però mi fermo qui, sì, è un tema comunale, mi fermo qui, cioè poi non entro nei bilanci comunali assolutamente. Grazie. Banet, prego. Corriere del Veneto. Ferma, si sente anche da sì, distante. Perfetto, va bene, allora faccio anche senza. Solo una precisazione, Presidente. Allora, in questi giorni molti ristoratori, molti baristi, si vede che stanno riaprendo, stanno provando un po' A questo punto, a quali regole si devono attenere? Cioè, se io ho un ristorante e in questi giorni provo a sistemarlo in vista del primo, mi attengo alle linee INAIL, aspetto quelle del Veneto, che tempistiche ci sono? Perché mi pare di aver capito che si slitta almeno a metà settimana prossima, se bisogna aspettare. Ma guarda, io penso che se dessi un consiglio a un ristoratore di avere un attimo di pazienza rispetto al posizionamento, perché poi, ragazzi, inutile che ci nascondiamo, stiamo discutendo del posizionamento dei tavoli. Quindi quello lo si riesce a fare, il carico di personale vabbè, è vero che è conseguente, però è altrettanto vero che molti hanno personale già in carico. L'attesa, io spero che tutta sta partita si possa risolvere la volta di domani, massimo sabato in giornata, dopodiché si parte, che abbiano comunque già i gel igienizzanti a disposizione, che ci siano già i misuratori di temperatura, perché se verrà predisposta la misurazione della temperatura ci sia, e i gel igienizzanti consiglio di prevedere un flaconcino per ogni tavolo, in maniera tale che anche, posso dire, anche giocherellando mentre si parla, c'è sempre questa abitudine, no? E questo è un ulteriore elemento di sanificazione. Poi ci saranno gli elementi che abbiamo detto, cioè il distanziamento tra i tavoli penso che sia sufficiente ad essere un paio di metri, non cominciare a avere i 4 metri come scriveva qualcuno, forse anche sotto i 2 metri, adesso valuteremo tutte le robe, però prima di tutto dobbiamo avere l'autorizzazione ad applicare linee guida regionali. Ti basta? Alda Vanzani. Buongiorno. Ciao Alda. Presidente, ieri avevate detto che oggi avreste presentato le linee guida regionali. L'assessore Lanzarini ieri ha incontrato le categorie sociali e hanno parlato delle schede INAIL, annunciando per oggi il documento. L'Emilia Romagna ieri l'ha presentato e parla di un metro, quindi è sulla linea della Regione Veneto. Le domande sono due. La prima, ce l'avete questo documento, ce lo presentate oggi? No, ancora no. Perché? Ma perché oggettivamente stiamo attendendo di vedere anche cosa esce dalle altre regioni e stiamo cercando di uniformare molti parametri. Ti faccio un esempio, sulle spiagge ci sono, o meglio c'erano fino a ieri, 3 atteggiamenti diversi, c'era quello dell'INAIL, c'era quello della regione Emilia-Romagna e c'era quello della regione Liguria. Siccome
Io porto avanti l'idea che tra governatori ci sia un'uniformità rispetto ad alcuni approcci, dopodiché ognuno ha le sue robe, no? Se uno c'ha, non ha le spiagge, ha gli scogli, è ovvio che avrà altri problemi. E quindi stiamo attendendo onde evitare che escano dati che poi magari vengano malinterpretati o diano modo a qualcuno di prepararsi per alcune attività che poi sono sbagliate. Parlando anche con il mondo delle spiagge, ad esempio, capisce che se esce una metratura e iniziano a piantare ombrelloni, poi magari si tratta di spostarla di mezzo metro, vuol dire lavorare per niente. Cioè, è un fatto di prudenza solo per quello. Comunque ce l'abbiamo. Okay. Secondo lei, quindi, si andrà a regioni che non hanno dei propri criteri, che seguiranno le schede INAIL e IS, e tutte le altre con linee guida uguali, oppure potrà esserci uno spezzatino, il Veneto per conto suo, il Friuli Venezia Giulia per conto suo? Su cos'è che state lavorando? Ah, guarda, noi come governatori lavoriamo perché quantomeno per macro aree ci siano degli atteggiamenti uguali, no? Unisoni. Pensa al tema del mare e quindi delle spiagge, è difficile avere un approccio diverso passando da Rimini a Jesolo, da Jesolo a Lignano. Per cui stiamo tentando di non informare, tanto è vero che ci stiamo anche scambiando le bozze di linee guida e di possibili ordinanze. Per quanto possibile si cerca sempre un'omogeneità, questo è poco ma sicuro. Dopodiché è altrettanto vero che io non so cosa faranno le regioni che non hanno linee guida e che magari decideranno di applicare le INAIL, oppure dipende dal DPCM ALDA, magari decidono di applicare niente, non lo so. Perché se il DPCM dice sono facoltative, basta una frase così, vuol dire che sono facoltative. A quel punto uno può dire droplet un metro, è finita lì. Un'altra domanda, Presidente. Resta il fatto che al di là delle aperture, il ristoratore può aprire, il parrucchiere può aprire, l'estetista può aprire, ma chi ci va, il cliente, vuole essere sicuro di non ammalarsi e di non contagiarsi. Le linee guida che voi come Regione Veneto state predisponendo, di concerto con le altre regioni o da sole, assicurano la salute dei clienti? Sì, perché è il primo obiettivo, no? Perché il gestore, pensa al parrucchiere, è per noi... è un'unità fisica, no? Cioè è sempre un individuo, per cui il nostro problema sono tutto quello che ci gira attorno e quindi la messa in sicurezza di entrambi, cioè del lavoratore e dell'avventore o del cliente, passa attraverso l'uso dei dispositivi. Il fatto che i parrucchieri in Veneto abbiano omologato la mascherina adesiva va nella direzione auspicata, e se non c'è quella adesiva bisogna utilizzare quella con l'elastico, e si sposterà nel momento in cui deve tagliare i capelli vicino dove c'è l'elastico, ti terrai la mascherina e via. Però insomma l'uso della mascherina è fondamentale, quindi giusto e corretto il tema che poni, cioè sicurezza dei cittadini. Dopodiché ognuno di noi decide, un minimo rischio c'è sempre, no? anche aprire le finestre al mattino, che se passa uno e ti ha fatto uno starnuto e non ti sei accorto te lo respiri, cioè. Però questo è infinitesimale. Considerate che abbiamo oggi un'incidenza del 3 per mille di tamponi positivi, e quindi questo ci dice anche che la possibilità di incrociare una persona positiva è 3 volte su 1000. A questo, se ci aggiungiamo che dobbiamo evitare gli assembramenti e aumentiamo il distanziamento sociale, direi che insomma, possa andare via abbastanza tranquillamente. Immagini una fase 4 senza mascherine di completo ritorno alla normalità? Sì, non è breve, ma ci sarà. Ok, 2021 o sempre? Ah, non te lo so dire, perché l'ultima volta che ho parlato di un virus mi hanno detto che andavo a parlare dei virus. Non te lo so dire, però la storia epidemiologica di molte di queste epidemie o pandemie, pensa alla spagnola, no? Si è presentata nel 2018 e finita nel 2019. Hanno una prima botta, poi un'eventuale recrudescenza, un ritorno e poi si sfiamma. Considera che il coronavirus di suo, il ceppo del coronavirus di suo ha un andamento che va con lo spegnimento. Tanto è vero che, se ricordate le nostre conoscenze, ogni tanto viene fuori, è arrivato un ceppo nuovo, no? Gli mettono anche il nome nuovo, bisogna rifare il vaccino, tutta questa storia. Come è arrivato se ne andrà. Ovvio che nel frattempo bisogna evitare di infettarsi. Dove
giornaliera, la faccio al microfono così anche le TV sono, vanno meglio. E sul tema delle centri estivi, Grest, te lo chiediamo ogni giorno perché ogni giorno c'è. Ma vi posso anticipare una cosa? Una novità. Vi anticipo una cosa. Bambini dove li mettiamo, grazie. Vi anticipo una cosa, che è la tragedia nella tragedia, quella dell'accudimento dei minori. La cosa è che vi anticipo che noi inseriremo nell'ordinanza l'apertura di tutto. Il 014, e che vuol dire dalla fattoria didattica all'asilo, come si chiama, gomma piuma, insomma, quei giochi ai centri estivi e i Grest li mettiamo dentro. Siccome abbiamo visto, vi dico anche come sta la roba, avete visto che nei provvedimenti del governo c'è un finanziamento per i centri estivi, no? Allora, per la proprietà transitiva, allora, primo ragionamento, noi stiamo chiedendo di venire autorizzati a coinvolgere i bimbi. L'assessore ha fatto un lavoro eccezionale, l'assessore Lanzarin, ha già fatto il protocollo, tutto per sta roba. In attesa che ci autorizzino, ma non ci autorizzino, però per la proprietà transitiva ci siamo detti, se finanziano i centri estivi è altrettanto vero che ci devono andare i bimbi nei centri estivi. E siccome noi abbiamo già fatto le linee guida, infiliamo tutto nell'ordinanza e vedremo cosa il governo ci risponde. Quindi se passa noi possiamo dire che la prossima settimana apriamo anche tutti i centri estivi, o meglio diamo la stura per partire con tutte queste iniziative, centri estivi, Grest, scuole paritarie o quello che è. Questa è la nostra operazione, questa ve la posso anticipare. Sulla base della cosa che avevamo presentato tempo fa, quindi? Ma sulla base delle linee guida che ci sono già, che è il protocollo, diciamo, per la riapertura, che l'assessore ha fatto con... Da 0 a 6 anni, sì. Quella è la fase. Ma noi facciamo 0-14 adesso. Addirittura? L'abbiamo ampliata. E dall'altro sulla base del fatto che il governo prevede, sorpresa di ieri, il finanziamento di questi centri. Certo. Quindi a sto punto magari fa uscire dal cappello anche le linee guida, non ve lo so dire, se non le fa uscire noi diciamo, siamo qua, saremo i primi a utilizzare i fondi a sto punto. No. Io avrei 13 domande in coro. Vogliamo fare la congiunzione? Finisci l'altra, poi facciamo queste e il terzo giro. No, no, andiamo più. Molti colleghi fanno la stessa domanda, quindi mi arrogherò il diritto di unirle. Uno, cosa pensa, questa la chiedono quasi tutti, cosa pensa del DL rilancio presentato ieri dal ministro, dal Premier Conte? Ma guardate, onestamente non sono in grado di far commenti perché ho visto il testo, devo ancora leggere. Vedo che ci sono tante misure, le valuteremo, non ve lo so dire. Non lo so, perché ad esempio c'era un'attenzione per il sisma bonus e per l'eco bonus. Allora, vi faccio un esempio, il sisma bonus è passato in una situazione in cui si rientrava in 10 anni, erano già 5 anni, del contributo, no? Potevi arrivare fino all'80% se avevi 2 classi di miglioramento e lo potevi fare per tutti gli immobili. Adesso è diventato 110% della spesa, quindi se tu spendi 100 ti rimborsano il 110, ma prima erano di fatto riuscivi a scaricare quasi 80.000 euro perché l'imponibile era più alto, adesso sono solo 60.000 e non vale più per tutte le unità immobiliari ma solo per quelle di residenza, il che vuol dire che si restringerà il parterre di applicazione, cioè l'ambito di applicazione, per cui fa notizia il 110%, ma se è su 60.000 euro, prima se ne scaricavano 80.000 euro, cioè questo è il vero tema. Quindi spero che sia solo uno dei pochi esempi da fare rispetto a quello che è stato provato, è una montagna di articoli, bisogna leggerlo e bisogna capire. Fulvio Fioretti, prima domanda veloce, avete già qualche dato non sui morti, quelli ahimè negli ospedali, ma sui morti dell'economia? Pare che sarà una strage. Ma 50.000 posti di lavoro, l'abbiamo detto anche ieri, dei quali 35.000 persi nel mondo del turismo. Entriamo in un periodo di recessione, questo è poco ma sicuro, dobbiamo uscirne velocemente. Seconda domanda, il modello del municipio di Treviso per cui l'ampliamento dei plateatici ai pubblici esercizi è possibile con una semplice mail, lei la consiglierebbe a tutti i sindaci? Assolutamente sì, nel senso che visto anche il tema del distanziamento sociale, del droplet, da rispettare delle linee guida, più spazio c'è meglio è, se a parità di prezzo un ristoratore riesce a guadagnare qualche metro in più di cortile pubblico penso che non ci sia nessun problema.
Il collega Minazzi chiede in cosa si differenziano le nostre linee guida da quelle dell'eventuale DPCM del governo. Su questo bisognerà essere... Bisognerà attendere. La collega Chiarin della Nuova Venezia chiede... Abbiate pazienza un attimo. Chiede temi sulla cultura. Musicisti, la possibilità di riprendere a far prove, associazioni culturali, quindi corsi individuali di strumento musicale. Lo prevediamo canto, questo, è tutto previsto in ordinanza. Tutto... L'apertura dei teatri, ma non per lo spettacolo, ma per le prove, per tutte le attività. Buoso Ansa chiede, si pensa ad accordi locali per la riapertura dei confini regionali, quindi accordi fra... Lo stiamo procedendo, abbiamo chiuso col Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto per primo il Trentino, adesso stiamo procedendo anche con le altre regioni. Guerretta, il fatto che arrivi un decreto del governo magari al posto di un DPCM, cioè un decreto legge al posto di un DPCM, io questo non lo so, stringe la possibilità della regione di interpretare le norme? No, dipende da cosa c'è scritto. Il decreto sostanzialmente è un altro istituto giuridico che ha la conversione, però vista l'immediatezza capite che ha la stessa efficacia del DPCM, perché comunque... Cioè ti serve dopo un istante il provvedimento di legge, non è che ti serve la fase emendativa per la conversione, andrà, posso dire, di solito si dice tecnicamente va a morire, nel senso che quando sarà ora di convertirlo sarà già superato perché avremo già aperto tutto. A Padova si stima che lunedì, per esempio a Padova, riaprirà un solo locale su quattro. Secondo lei è solo di questione di distanze e linee guida o piuttosto che la gente in questo momento pensa tutto tranne che andare in un pubblico esercizio? Ma questo non ve lo so dire. Il dato concreto ce l'avremo nel momento in cui ci saranno le aperture e vedremo di capire questo. Certo è che i cittadini avranno un atteggiamento molto più prudenziale nell'approccio a tutto quello che sono le forme di assembramento. C'è paura, c'è preoccupazione, sentite, con 1728 morti, se non ricordo male il dato di oggi, è inevitabile, è quasi 4000 ricoverati, è inevitabile che ognuno di noi conosca una persona che si è infettata o che è stata ricoverata o che è morta. Quindi non è più un problema del paese dall'altro capo del mondo, ma è un problema del vicino di casa, di un familiare. Marzia Pretorani, Telenuovo, se ho ben capito la domanda... Io la giro a modo mio perché così vediamo se ho capito bene. Teme che i nuovi provvedimenti del governo non diano la richiesta e auspicata piena autonomia alle regioni, neppure nell'elaborazione delle linee guida? No, non temo questo. Nel senso che l'intesa durante la videoconferenza è stata chiara. Se dovesse essere il contrario, ce ne siamo fatto anche di credibilità, scusatemi, ma non lo metto proprio in dubbio. Domanda secca del direttore di TVA Domenico Basso, ma lunedì si può capire come si apre? Lo sappiamo quando vediamo il provvedimento del governo. Giacomuzzo, giornale di Vicenza, un secondo ancora. I passaggi tecnici sono DPCM o decreto, poi bozza di ordinanza regionale che deve essere autorizzata o sì. No? Sì, nel senso che noi abbiamo la facoltà, anche qui bisogna vedere cosa prevede il DPCM, se prevede un'autorizzazione o se prevede la possibilità di fare ordinanza, punto. Fino ad ora è stata prevista questa finestra di fare ordinanze, punto, ed eventualmente con l'eventuale impugnativa da parte del governo. Se prevede, ma guardate, io escludo che si preveda un ulteriore vaglio da parte del governo, cioè le regioni presentano e casomai si potrà negoziare informalmente, ma poi si fa l'ordinanza. Bellini, la voce di Rovigo, il direttore, buongiorno direttore, è possibile che ci sia una linea guida sui bagnini? Ci sono assillati dalla domanda, il bagnino di salvataggio come può fare la respirazione bocca a bocca? Ecco. Boh. No, siccome ci gira sta storia, ma secondo voi un medico può rifiutarsi di salvare una vita di una persona perché c'è il droplet? Ma fanno la respirazione bocca a bocca, non muore nessuno. Cioè. Tre domande per l'assessore da parte della collega Nicolussi Moro. Sì, lascio l'assessore Lanzarini. Dopo. L'ultima domanda, se non vado errato, poi facciamo un altro giro in sala se c'è altre cose per il presidente. Borella, Radio Conegliano, chiede quale pensa possa essere la sua maggiore soddisfazione quando emanerà le linee guida del Veneto? Cioè, qual è la cosa che evidentemente a cui tiene di più? Vedere che il virus se ne va e che la gente riesce a lavorare.
Bene, io avrei concluso. Alda aveva, si era prenotata prima, sì, per una domanda. Volevo solo sapere, Presidente, Parisi, cos'è che lei non aprirà nel caso in cui avesse appunto l'ordinanza? Cioè, cos'è che rimane chiuso a detta della Regione Veneto? Guarda, in questo momento i grandi assembramenti, no? Cioè tutto il tema dei concerti, e purtroppo non saranno autorizzate ancora le attività di svago, tipo il Gardaland, i parchi, queste storie qua, il tema dei cinema, il tema dei teatri, nel senso che i teatri saranno aperti, Alda, per l'attività, diciamo, di preparazione degli spettacoli, che sono le orchestre che devono esercitarsi, ma questo perché direttamente a livello nazionale questo è l'intesa. Cioè gli ultimi ad aprire saranno i luoghi di grande aggregazione. Da quello che si capisce, però, dal 1° giugno dovremo tornare alla pressoché totale normalità rispetto a questo. Perché si parla delle ultime aperture per i primi di giugno. Sì. Parisi. Questo, attenzione, questo è il dibattito al quale assisto a livello nazionale. Sembra che il 1° giugno sia la deadline oltre la quale dovrebbe restare qualcosa solo di residuale ancora da aprire. Sembra che noi il 18 anticipiamo sostanzialmente il 1° giugno per molte robe, no? È una forma di negoziato per dire anticipiamo delle robe, perché arrivare il 1° giugno a dire alla gente che non si può aprire dura. Parisi, Rai News 24, Salma. Però io poi direi, dai prossimi giorni, Carlo, evitiamo, con tutto rispetto per... L'avrei comunicata al termine. No, ma facciamolo direttamente, anche ormai si può. Sì, tornando alla normalità, si torna ai punti stampa, per cui chi è presente, bene, le domande diventano inutili via... Visto che ci possiamo raggiungere Marghera tutti senza difficoltà, saranno qui i punti stampa e basta. Allora, Evanna Maria. Sì, Presidente, vediamo se riesco a recuperare con questa domanda, per la quale non ero stata chiara. Dunque, dal mondo della moda, con la CNA Federmoda, chiedono se con queste linee guida regionali, così come previsto per la ristorazione, ci saranno anche delle indicazioni per quanto attiene alla sanificazione, ad esempio, certo, dei locali e anche dell'abbigliamento, ad esempio calzature. Ma guardate, eccetera. Noi stiamo lavorando alla sanificazione dei locali. Basta. Sì, perché nel momento in cui uno fa una sanificata, se dobbiamo ogni volta andare a sanificare tutto, penso che diventi problematica la partita. Quindi è sufficiente per garantire... Vi dico che stiamo lavorando su questo fronte. Considerate che vogliamo farsi firmare tutte le linee guida dal servizio dipartimento di prevenzione. Almeno 50 negozianti hanno ricevuto l'avviso di sfratto da parte dei proprietari. Ecco, su questo cosa si sente di dire? Che va trovata una soluzione, cioè le legittime aspettative dell'affittuario e del locatore, perché poi è inevitabile che sia un padrone di casa e colui che ci va dentro in affitto. E va compresa le difficoltà di chi non sta facendo fatturato da 3-4 mesi. Dall'altro capisco anche, perché poi non faccio parte di coloro che liquidano i padroni di casa come dei ricconi e tutti i problemi ce li hanno gli altri. Penso anche che magari ci sia qualche padrone di casa che magari vive solo di quello, cioè io ne conosco ad esempio, no? Cioè non è che sono tutti immobiliaristi. Penso che sia fondamentale che qui ci sia un intervento nazionale. Fra l'altro devo anche dire che me l'aspettavo, io non ho ancora letto tutto il decreto di ieri sera. E magari c'è dentro nel decreto, non lo so, però il tema degli affitti è importante. Adesso uno sgravio del 60% fiscale. Però per gli inquilini, ma se questi non hanno reddito, come fanno? E poi devono concertare col proprietario, ma il proprietario... È un problema magari... del governo, nel senso che qui ci vuole un intervento a fondo perduto a favore a ristoro di coloro che hanno avuto questa difficoltà. Che altri paesi lo hanno fatto? Sì, no, beh, ovviamente credo che l'apertura dei centri estivi per i bambini da 0 a 14 anni sia una novità molto importante, che lei poi normerà nel dettaglio con l'ordinanza da lunedì. Ecco. Riesce
ad anticiparci qualcosa in più sul piano? No, non ancora, va bene. No, allora, Albino, scusami. Grazie, va bene. Però ne abbiamo fatto una riunione stamattina su questo. Ecco, perfetto. L'altra cosa, il ministro Speranza ieri, durante la conferenza stampa, ha detto che il governo intende giustamente investire nella sanità e uscire dalla logica dell'emergenza e raddoppiare il numero di terapie intensive da 5.000 a 10.000 su scala nazionale. Il Veneto ne ha già 830. No, abbiamo già raddoppiato. Ecco, appunto, quindi lei pensa di poter incrementare ulteriormente, verrà rimborsato per gli investimenti fatti, è un discorso di lunga prospettiva, ma siccome prima ma sai, parlava... noi investimenti Albino ne abbiamo fatti tanti, considerate che ho visto ieri i conti, solo per il personale assunto noi a sistema andiamo a più 35 milioni di euro di spesa di personale all'anno, 35 milioni. A questo si aggiunge più di 100 milioni di euro di spese per il coronavirus, all'interno dei quali ci sono i respiratori, le terapie intensive e quant'altro. Noi abbiamo già 825 terapie intensive installate, siamo partiti da 464. Considerate che il privato oggi ha in mano meno del 4% delle terapie intensive, cioè sono tutte pubbliche. In più abbiamo a magazzino altre disponibilità qualora servisse. Se poi arrivano altri finanziamenti, volentieri siamo qui ad accoglierli. Però noi abbiamo già raddoppiato le terapie intensive, nonostante qualcuno che non sa fare i conti dicesse che le abbiamo dimezzate. No, ecco, si trattava di capire se come dire, le spese e gli investimenti che lei ha sostenuto in questo periodo rientrano già in un programma di finanziamento del governo a cui ha fatto riferimento Speranza, o se invece quella è una partita nuova che si apre e quindi si va a un'ulteriore messa in sicurezza delle strutture ma sanitarie. Sai, in questi mesi abbiamo investito, abbiamo portato a casa materiale da parte della Protezione Civile, dalla gestione commissariale, da Borrelli, dall'attuale commissario dottor Arcuri. Per cui noi tutto quello che potevamo portare a casa l'abbiamo portato a casa. Peraltro annuncio che riniziamo con la distribuzione di mascherine per le famiglie e abbiamo i primi 3 milioni che il dottor Arcuri ci ha inviato, dovrebbero arrivare oggi in giornata o al massimo stanotte. E quindi torniamo fuori, noi abbiamo sempre cercato di poter avere mascherine perché le vogliamo portare nelle famiglie. Saranno pacchetti da 50, per cui pacchetto da 50 da ogni famiglia e via. E questo lo facciamo col commissario Arcuri. Dall'altro ovviamente abbiamo fatto anche investimenti in questi mesi, cioè non è che ci siamo fermati ad attendere il finanziamento statale, quando c'era l'abbiamo portato a casa, quando non c'era abbiamo pensato comunque alla salute dei cittadini. Si rende che abbiamo aperto 5 ospedali chiusi e abbiamo allestiti con letti, postazioni come fossero ospedali nuovi, quindi abbiamo comprato 740 posti letto che adesso abbiamo in magazzino, fra l'altro. Certo. Emiliano, poi chiudiamo. Volevo chiedere un aggiornamento all'assessore Lanzarin. Ci siamo lasciati circa 2 settimane fa. Insomma, allora vi lascio con l'assessore che deve intervenire anche per altri aspetti. Grazie. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Allora, assessore, sentiamo Emiliano, poi ho 2 domande che vengono da 2 punti diversi. Assessore, buongiorno. Le volevo semplicemente chiedere un aggiornamento sulla situazione, insomma, di ripartenza delle prestazioni ordinarie, quindi la sanità è ripartita più o meno 2 settimane fa, insomma, credo ci sia il boom delle prenotazioni. Com'è la situazione? So che inizialmente pian pianino i motori si sono stati riavviati lentamente, ma dovreste insomma essere... i primi giorni sono stati un po' più critici, anche perché come adesso la gente non aveva ben capito, interpretato, quindi avevamo le file al CUP piuttosto che ai centri prelievo, eccetera. Siamo anche stati, diciamo così, molto permissivi i primi giorni, cercando poi di dare le giuste informazioni. Mi dicono che insomma le situazioni sono abbastanza rientrate, quindi ci sono le prenotazioni, tramite prenotazione, telefonate e quant'altro, e dovrebbero avere quasi insomma riposizionato quasi tutte le visite specialistiche, quindi che erano state di fatto sospese. Quindi siamo a un buon punto, anche con l'aiuto dei medici di medicina che hanno riprogrammato, come sentivate l'altro giorno anche da Chris Rack, che era qui per la presentazione appunto dei nuovi device legati appunto a nuove metodologie per quanto riguarda la medicina di famiglia, hanno riprogrammato molte visite, la maggior parte insomma. Quindi mi dicono insomma che la situazione stia andando insomma abbastanza bene.
stanno riaprendo anche tutti i Covid hospital. Alcuni sono già entrati con la rete del pronto soccorso emergenza urgenza, gli ambulatori sono rientrati anche lì, quindi con le visite specialistiche che erano sospese, quelle a 30-60 giorni, e anche tutto il resto, quindi ci sono già l'attivazione di alcuni reparti in alcuni ospedali che erano chiusi, quindi anche lì stiamo ritornando, anche perché le terapie che si trovavano nei blocchi operatori sono state tolte per permettere appunto il ritorno all'attività chirurgica. Grazie Assessore. Allora, il collega Gennaro. Sì, ancora sul tema della riapertura dei centri per anziani, perché prima il Presidente ha detto che avrebbe risposto lei, l'assessore. Sì, no, allora noi oggi pomeriggio ho un incontro quasi ogni settimana, le due associazioni che raggruppano le strutture per anziani, Uripa e Unema. Ho un incontro oggi pomeriggio in cui, oltre a fare il punto della situazione, quindi come sta andando la campagna di screening, come stanno andando un po' le varie situazioni, le USCA, i team insomma che da parte delle USL entrano in queste strutture, mi ero impegnata insomma a presentare con loro anche il nuove linee guida e protocollo che la direzione della prevenzione ha stilato per quanto riguarda i nuovi accessi, quindi nuovi ingressi di anziani all'interno di queste strutture. Sicuramente un occhio di riguardo ce l'avranno le strutture tra virgolette pulite, quelle che non hanno grosse problematiche all'interno, e poi per quanto riguarda le visite ai familiari. Abbiamo tantissime richieste per quanto riguarda le visite dei familiari, capiamo insomma preoccupazione, angoscia, anche insomma situazione un po' particolare. Le strutture sono molto preoccupate, quindi con loro insomma vorremmo fare un percorso condiviso su questo, perché poi chiaramente sono le strutture che possono autorizzare o non autorizzare, però insomma che vada nella direzione anche di dare una risposta ai familiari. E la Nicolussi Moro, provincia del Veneto, chiede tre domande. Vabbè, a che punto è il piano riapertura estiva asili? Mi pare che il Presidente ha anticipato che noi da un piano 06 abbiamo quindi trasformato in piano 014. Quindi il 06 lo conoscevate già, insomma ne avevamo già parlato, il 014 vuol dire 6-14 anni, quindi tutti i centri estivi, ricreativi, parrocchiali, comunali, CREST, associazioni sportive, fattorie didattiche, insomma tutta la rete che c'è, quindi tutto quello che si mette a disposizione, e l'abbiamo quindi inserito in un piano unico che verrà allegato, come diceva il Presidente, all'interno dell'ordinanza, perché con la riapertura è chiaro che diventano fondamentali, e come si diceva insomma, visto che c'è questo finanziamento, si parla di 150 milioni per i centri estivi ricreativi che andranno direttamente ai comuni, a maggior ragione insomma se arrivano dei finanziamenti devono poi poterli spendere all'interno di questi centri. Quindi voi avete previsto dei protocolli di sicurezza, linee guida con quindi il distanziamento, utilizzo locali all'esterno, misurazione temperatura, piuttosto che appunto utilizzo dei DPI, gruppetti piccoli, quindi pochi operatori in base all'età, insomma rispetto quindi il rapporto con i più piccoli sarà minore, con i più grandi un po' maggiore. No, quello non lo presento. Qui stiamo parlando ovviamente di centri estivi e lei parlava di strutture, mi pare, private. Per quanto riguarda la scuola, la competenza è statale, ma le scuole parificate e gli asili nido rientrano in questa fattispecie? Secondo lei? Rientrano per quanto riguarda se possono fare dei servizi di questo tipo, ma non sono servizi educativi, ma sono servizi ricreativi, cioè di sostegno, di appoggio alle famiglie, quindi cioè nel senso io mi immagino che l'asilo nido piuttosto che la scuola materna possa riaprire con i criteri di sicurezza, insomma con questi protocolli, non come attività didattica, no, perché certo, non è prevista, ma come attività di sostegno, supporto alla famiglia, conciliazione dei tempi di lavoro. Certo, però con lo stesso personale che c'era in organico certo. E che fa altre attività, intendo certo, ovviamente. Saranno poi le strutture insomma che si organizzano. Noi su questo abbiamo già fatto due incontri e quindi è un percorso condiviso con loro. Certo. Ultima domanda, quando ci date le tabelle aggiornate sulle case di riposo? Vedo che vanno molto molto apprezzate. Due secondi, li posso andare in temporale? Oggi ne diamo una, non so, domani vediamo. A che punto è lo smaltimento, mi pare l'abbiamo affrontato, dei 1,8 milioni di prestazioni specialistiche da riprogrammare?
Poi avrei una domanda all'ultima della AGESCI, scusate, sarebbero gli scout, Vella, eccolo qua, un attimo solo, abbiate pazienza, poi chiudiamo. Adesso l'ho persa, un attimo ancora, mi perdoni, eccola qua. Allora, la AGESCI chiede, è una lettera molto lunga, la nostra attività classificata come ludico-ricreativa può ripartire naturalmente rispettando tutte le regole del distanziamento sociale, comprese mascherine e guanti? È vietata l'attività ludico-ricreativa dal DPCM. L'attività ludico-ricreativa. L'attività ludico-ricreativa è proibita dal DPCM. E quindi con questo chiuso. Scusate, allora, ho una domanda per l'assessore Lanzetti. Parisi. Sì, chiedo scusa, è arrivata proprio in tempo, in presa diretta. Assessore, un telespettatore ci chiede rassicurazioni da parte sua in merito al fatto che la mamma doveva essere appunto ricoverata in un RSA già prima del presa in carico, diciamo così, del Covid. Così è stata accolta in una casa di riposo di Santa Maria di Feletto, nel Trevigiano, il 30 marzo, dopo che il tampone era risultato negativo, nonostante i familiari fossero scettici, comunque la mamma è stata accolta con le rassicurazioni degli operatori della casa di riposo. Chiedono appunto se fosse tutto a norma, anche l'accoglimento della mamma. Non ho capito, quando è che è stata? Il 30 marzo. Allora noi abbiamo, perché allora, dopo, fino il tampone. Dopo il tampone ma allora fino al 30 marzo alcune strutture potevano ancora ricevere. Noi abbiamo mandato una con il tampone, sempre previo tampone, sì. Dal 30 marzo, e quindi mi sembra con le linee guida che noi abbiamo varato nuove nel 30 marzo, abbiamo chiuso gli accessi nuovi, proprio chiuso, mentre prima si potevano ancora, però c'erano pochissime strutture che accettavano, bisogna dire la verità, però potevano farlo previo tampone. Dal 30 ci sono state le linee guida nuove che invece hanno detto basta, quindi dal 30 in poi, quindi tutto aprile e fino ad oggi invece non sono previsti accessi nuovi. Lei è entrata il 30 marzo? Sì, il 30 o il 31 abbiamo fatto quelle linee guida lì, adesso non mi ricordo, quindi probabilmente era entrata prima. Sì. D'accordo, grazie. Grazie, arrivederci a domani. Vi ricordo che dal lunedì, lo dico a chi ci sta seguendo fuori da questa sala, dal lunedì, essendoci più restrizioni sulla mobilità, i punti stampa si svolgono qui, quindi le domande si svolgono come nei normali punti stampa qui in sede. Grazie. Un altro segnale di normalità, 13:37, si è conclusa ora la conferenza stampa, il punto stampa del governatore Zaia e dell'assessore Manuela Lanzarin, questo giovedì 14 maggio. Dicevo, un altro piccolo ritorno alla normalità, un altro piccolo passo verso la normalità, anche se diciamo una notizia di servizio, però avete capito, i giornalisti non potranno più fare domande da remoto, quindi inviarle al portavoce del governatore, ma dovranno essere presenti, visto che si potrà spostarsi, e quindi domande da fare direttamente nella sala della Protezione Civile Regionale. A proposito di telespettatori, Anna Maria Parisi, la nostra collega, ora ha girato una domanda arrivata da casa. Io saluto i pensionati, perché c'è un telespettatore che ci segue, che ci tiene, insomma, che vengano nominati anche loro, pensionati che in effetti abbiamo nominato tutti poco in questo periodo. Si è parlato di tante altre categorie, meno dei pensionati, se non per ricordare che sono in realtà spesso sostengono i figli facendo un po' da babysitter con i nipotini, che fanno più che volentieri un compito che svolgono più che volentieri, ci mancherebbe altro, oppure insomma come sostegno economico ai figli in difficoltà. Ma insomma, è una categoria invece fondamentale, importante, che non ha solo questi due compiti che abbiamo citato, ma è una colonna della nostra società, e quindi un grande saluto anche a loro, un grande sacrificio anche per loro rimanere a casa in questo lunghissimo periodo, anzi forse ancora con un timore ancora maggiore rispetto a persone di un'altra età, e quindi davvero bravi anche loro, e speriamo che
pian piano la normalità si allarghi anche a questa categoria, ai pensionati al più presto. Prima di salutarci vi ricordo allora che saranno inserite nell'ordinanza regionale la riapertura di tutti i centri da 0 a 14 anni, l'ha detto adesso l'assessore, è una cosa molto importante, i centri estivi, gli asili, i GREST eccetera, e poi l'accordo chiuso con la regione Friuli Venezia Giulia e con il Trentino già fatto e ora con le altre regioni per gli spostamenti tra regioni, quindi Luca Zaia sta facendo questi accordi in maniera che tra regioni che sono a basso rischio, tra virgolette, ci possa essere una mobilità molto più libera a partire dal 18, e quindi anche questa direi è un'ottima notizia. E poi insomma le grandi discussioni invece sulle norme da applicare nei ristoranti, distanziamento dei tavoli eccetera, lì è veramente una partita, come ama dire il governatore, difficile, complicata, anche in salita, ma ci par di capire che la regione su questo si sta impegnando a fondo. Sono le 13.40, noi ci salutiamo, ci fermiamo per un attimo, poi rivedremo ancora l'incontro del governatore, vi accompagneremo con tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio, dal rosario alla ginnastica, fino ad arrivare insomma alle nostre fasce informative, e quindi rimanete con noi. Grazie intanto per averci seguito e buon pomeriggio.